Mi sarei aspettato che si discutesse di questo e invece non lo si è fatto. Un'ultima annotazione, Presidente. Il relatore di minoranza Melilla ha citato Stiglitz sulle disuguaglianze. Lo invito a riflettere che le nuove regole dell'economia che Stiglitz propone riguardano aspetti che, quando sono riferiti alle politiche nazionali in Italia, le stiamo già in gran parte facendo. Quando sono relative a politiche che riguardano un ambito più ampio, l'Italia è in prima fila. Lo è ad esempio per arrivare in Europa alla tassa sulle transazioni finanziarie, lo è per politiche economiche europee orientate alla crescita e al lavoro. Per questo sosteniamo l'azione del Governo in vista della legge di bilancio con le due risoluzioni che saranno fra poco al voto dell'Aula e che avranno il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie. Allora, colleghi, si è conclusa la discussione. Avverto che è stata presentata la risoluzione Marchi, Tancredi, Librandi, Tabacci, Di Gioia e Galati, numero 6-00271, riferita alla relazione di cui all'articolo 6,5 della legge numero 243 del 2012, che è in distribuzione. Avverto che sono state presentate le seguenti risoluzioni relative alla nota di aggiornamento del DEF 2016, che sono in distribuzione, cioè Marchi, Tancredi, Librandi, Tabacci, Di Gioia, Galati, Alfreider, numero 600272, Cariello, numero 600273, Brunetta, Fedriga, Rampelli, numero 600274, Marcone ed altri, numero 600275. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, che invito ad esprimere il parere sulla risoluzione riferita alla relazione presentata ai sensi dell'articolo 6,5 della legge 243 del 2012, nonché a dichiarare quale risoluzione